Allora, mettiamoci comodi e partiamo con questa storia alternativa davvero affascinante. Immagina per un momento se in un universo parallelo l'Inghilterra avesse vinto la guerra dei 30 anni. Sai, quella guerra che ha messo sottosopra l'Europa tra il 1618 e il 1648. E se ti dicessi che in questo scenario alternativo l'Inghilterra ha giocato le sue carte in modo completamente diverso, finendo per ribaltare completamente le sorti del conflitto? Beh, ecco come sarebbe potuto andare la storia. Pensa a un mondo dove, contro ogni aspettativa, l'Inghilterra si trova al centro della scena europea, tirando fuori dal cilindro una serie di alleanze impensabili e innovazioni tecnologiche che avrebbero fatto impallidire i suoi rivali. L'asso nella manica? Una flotta di navi a vapore armate fino ai denti, qualcosa che nessuno aveva mai visto prima. Queste navi, veloci come il vento e potenti come una fortezza, hanno permesso all'Inghilterra di dominare i mari e di offrire un supporto insostituibile ai suoi alleati sul continente. Immagina la scena: le navi inglesi che fendano le onde dell'oceano, imponendo un nuovo ordine mondiale sul mare, rendendo possibile per l'Inghilterra non solo di dettare le condizioni dei trattati, ma anche di accelerare il proprio sviluppo tecnologico e industriale. Questo vantaggio navale ha aperto le porte a un commercio globale su scala mai vista, con l'Inghilterra che stringe accordi vantaggiosi sia a est che a ovest. E poi ci sono le conseguenze immediate di questa stravolgente vittoria. Immagina l'Europa, un continente già stanco di decenni di guerra, che ora si ritrova di fronte a una nuova realtà, l'Inghilterra, un'isola fino ad allora marginale in termini di politica continentale, diventa la nuova superpotenza. Le sue idee, la sua lingua, la sua cultura iniziano a diffondersi con una velocità incredibile, influenzando tutto e tutti. La vittoria inglese non significa solo una nuova mappa politica per l'Europa, ma porta anche a un cambiamento radicale nel modo in cui i paesi interagiscono tra loro. Con l'Inghilterra al comando si assiste a un aumento delle relazioni diplomatiche, a un boom del commercio internazionale e a un flusso costante di innovazioni tecnologiche che cambiano la vita quotidiana delle persone. La lingua inglese comincia a diventare il nuovo latino, la lingua franca per eccellenza in diplomazia e commercio. Ma c'è di più. L'Inghilterra, con la sua visione progressista, inizia a esportare non solo prodotti, ma anche idee. Il concetto di governo parlamentare, fino ad allora una peculiarità inglese, comincia a essere visto con occhi diversi dagli altri paesi europei, alcuni dei quali iniziano lentamente ma inesorabilmente a chiedersi se non sia il caso di dare una svolta anche alle proprie istituzioni. In sostanza, l'immagine che emerge è quella di un'Europa profondamente trasformata dalle azioni e dalle politiche dell'Inghilterra, un continente che sotto la guida inaspettata di un'isola del nord inizia a navigare verso orizzonti prima inimmaginabili, un mondo dove l'Inghilterra non è solo una potenza dominante, ma anche un faro di progresso e innovazione, un luogo che per la prima volta comincia seriamente a immaginare un futuro diverso, più unito e collaborativo. È un bel viaggio, eh? E pensare che tutto questo è solo l'inizio di questa nostra avventura alternativa. Ma non voglio rovinarti la sorpresa di quello che verrà dopo. Per ora assapora questa idea di un mondo trasformato dalla potenza inglese e preparati perché c'è ancora molto da scoprire in questa storia dove tutto è possibile. Perfetto, ora che abbiamo gettato le basi di questa realtà alternativa dove l'Inghilterra emerge come la superpotenza indiscussa dopo la guerra dei 30 anni, è il momento di immergerci ancora più a fondo. Diamo un'occhiata a come questo incredibile cambiamento ha dato vita a un mondo completamente diverso, pieno di invenzioni strabilianti, personaggi storici che prendono una strada mai battuta prima e naturalmente le conseguenze immediate a lungo termine di tutto questo. Dopo questa vittoria inaspettata, l'Inghilterra si trova in una posizione di potere senza precedenti, grazie al dominio dei mari. Diventa il crocevia del commercio mondiale, il che la permette non solo di arricchirsi a dismisura, ma anche di finanziare ricerche e sviluppi tecnologici, no? Che sembrano fantascienza solo qualche decennio prima. Ecco, immagina l'epoca vittoriana, arrivata in anticipo, con treni a vapore che collegano l'intero globo, telegrafi che permettono comunicazioni istantanee tra continenti e persino i primi tentativi di volo alimentati da motori a vapore. Ecco, e tutto questo è solo inizio.
Ma non sono solo le tecnologie a fare un balzo in avanti, anche la politica e la società subiscono una trasformazione radicale. Con l'Inghilterra che detiene tanto potere, l'idea di monarchia assoluta comincia a sembrare superata. Invece il modello di governo parlamentare inglese diventa l'ideale verso cui molti paesi aspirano e questo porta a una diffusione delle idee democratiche e liberali che a loro volta fomentano movimenti di riforma in tutta Europa e oltre. Le conseguenze immediate di questo dominio inglese sono vaste e variegate. Sul piano internazionale la pace di Westfalia, che nella nostra realtà ha messo fine alla guerra dei 30 anni, in questo universo alternativo sancisce l'inizio dell'egemonia inglese in Europa. Gli stati europei, precedentemente divisi da incessanti conflitti, ora si trovano a navigare in un nuovo sistema politico dominato da questa potenza insulare. L'inglese diventa la lingua del commercio, della diplomazia e persino dell'istruzione superiore, dato che le università inglesi, sostenute da ingenti investimenti, diventano centri di eccellenza mondiali. La cultura inglese, con le sue istituzioni, la sua letteratura e persino la sua cucina, inizia a influenzare le abitudini e i gusti di tutto il mondo. La Chiesa d'Inghilterra si espande, offrendo una via di mezzo tra il cattolicesimo e il protestantesimo e attirando fedeli da tutto il continente. A distanza di anni, o addirittura decenni, dopo questo evento cardine, il mondo è irriconoscibile. L'impero britannico, consolidato dalla vittoria della guerra dei 30 anni, è diventato il promotore e il protettore di un'era di pace e prosperità. Le colonie inglesi in America, in India e altrove non sono più semplici postazioni commerciali, ma veri e propri laboratori di innovazione e progresso. L'era delle grandi esplorazioni non è finita, ma si è trasformata. Ora gli esploratori mappano il mondo degli oceani e cercano modi per rendere abitabili le regioni più inospitali della Terra. La rivoluzione industriale, alimentata da una scienza e una tecnologia senza precedenti, ha reso possibili traguardi che una volta appartenevano solo al regno della fantasia. Città sospese, viaggi transatlantici di poche ore e comunicazioni istantanee da un capo all'altro del globo. Ma come in ogni grande narrazione ci sono sfide e tensioni. L'egemonia inglese, sebbene abbia portato stabilità e prosperità, non è accettata da tutti. Movimenti di resistenza e rivoluzioni cercano di riscrivere l'ordine mondiale, ispirati sia da ideali di libertà che da nostalgia per un'epoca passata. La letteratura, l'arte e la musica riflettono queste tensioni, esplorando temi di ribellione, utopia e distopia, ma anche di speranza e di una umanità unita nella sua diversità. E in questo mondo alternativo, la storia non è solo una sequenza di eventi, ma è un tessuto vivo, intessuto di sogni, innovazioni e aspirazioni umane. L'Inghilterra, al centro di questa narrazione, non è solo un impero o una potenza politica, ma il simbolo di ciò che l'umanità può raggiungere quando le sue energie sono canalizzate verso la costruzione di un futuro migliore. E la storia alternativa della guerra dei 30 anni non è solo un esercizio di fantasia, ma un promemoria della potenza nei sé, no? Della storia, come faccio in tutte i precedenti racconti, di come un evento, un'idea o anche solo una scelta possa cambiare il mondo. Ecco, questo è il mondo che avrebbe potuto essere se l'Inghilterra avesse vinto la guerra dei 30 anni. È una storia di cosa avrebbe potuto essere, piena di meraviglie e sfide e di sogni realizzati e di speranze per il futuro.